Se siete stufi delle vostre squadre e avete voglia di farvi la squadra dei vostri sogni, passate da Venditi Crediti FIFA Foot, link in descrizione. Salve a tutti ragazzi, io sono Stark e anche oggi ho deciso di portarvi lo squad build della mia nuova MLS. Direi di partire subito dal portiere. Dal portiere Rimando Argentone. Ragazzi, le statistiche sono molto basse. La più alta addirittura è un 77 di riflesso. Ma devo dire la verità, è fortissimo ragazzi. Mi para di tutto. L'unica pecca che ha un po' sui tiri, sui colpi di testa, non fa ottime parate. Devo dire che ho quasi sempre gol se riescono a staccare verso la porta. Come terzino destro abbiamo il primo bronzone, Powell. Con il suo 86 di velocità e 71 di fisico, devo dire che è un ottimo terzino. L'ho pagato, mi sembra, 2700 crediti, quindi non poco direi, però accessibile a tutti. Come difensori centrali ho messo Olave e Mitchell. Ho evitato di mettere difensori come Winnie. Mitchell e Olave, come ho detto, hanno ottime statistiche entrambi. Mitchell molto più veloce, ma 74 di fisico. Olave un po' più lento, ma 80 di fisico. Devo dire che sono due difensori veramente ottimi. Come terzino sinistro invece abbiamo Beasley, argentone o argentone non raro addirittura. 85 di velocità, 60 di difesa e 61 di fisico. Infatti quel suo 60 di difesa si sente molto perché è quasi sempre in attacco. È un terzino che gioca veramente alto, però devo dire la mia, con quella sua velocità riesce a recuperare molto. Come centrocampisti difensivi abbiamo Alonso, con il suo 82 di velocità e 80 di fisico e 75 di difesa, è veramente perfetto in quel ruolo. Vi ha fatto un gol in 20 partite, lasciamo perdere la statistica dei gol. Come altro centrocampista difensivo abbiamo Jones, 80 di velocità e 84 di fisico. Lui è veramente forte, non mi ha fatto nemmeno un gol, però a centrocampo non fa passare niente. Per restare alto 1,84 m, avere 84 di fisico è proprio è ottimo. Come il primo COC, scusate, non COC, li tengo entrambi, tutti e tre il primo è Dempsey. Mi ha fatto 10 gol in 20 partite. Le statistiche anche per lui sono fantastiche. Un po' lento con il suo 73 di velocità, ma un ottimo tiro, un ottimo dribbling. Il suo 75 di fisico va molto bene, cioè, perché non è un 75, ma riesce a contrastare bene col fisico. E adesso passiamo direi all'attacco, dai, perché sono i miei tre diamanti che corrono. Sono degli indemoniati quando cominciano a correre. Partiamo dal primo, Matkos. Scusate ancora la pronuncia. 90 di velocità, 67 di fisico. In questo ha poco di fisico e poco di tiro. Infatti, come si può vedere, ha fatto un gol in 18 partite, non è il massimo. Però quando parte palla a piede è ottimo per servire magari per servire un cross o un passaggio per l'attaccante. Come forse sbaglio sempre. Come altro a COC abbiamo Obafemi Martins, 93 di velocità, 74 di tiro e 66 di fisico. Con le sue 5 stelle piede debole è veramente fantastico, anche se non mi ha fatto nemmeno un gol, ma solo 8 assist. E adesso la punta di diamante, Hurtado, fortissimo, 20 partite, 14 gol. Ragazzi, so che le statistiche vi sembreranno molto basse, però purtroppo con questa squadra molto spesso è capitato che partite che giocavo, che addirittura qualcuno aveva fatto 2-3 gol, come Hurtado mi aveva fatto sempre 2-3 gol a partita. Saltava la partita, mi contava la partita giocata, però non mi dava né gol e mi sottraeva contratti e forma fisica. Quindi infatti per un periodo non giocavo, proprio per questo fatto della connessione che non mi andava bene, e quindi quittava sempre. Questa ragazzi quindi è la mia squadra, anche questa molto forte come quella precedente che aveva portato ibrida tra il campionato portoghese e la Serie A. Due squadre che infatti che mi trovo molto bene a giocare, ve le consiglio entrambe direi. Quindi ragazzi, che dirvi, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace, soprattutto se volete un altro squad build, magari proponetemi qualche giocatore che posso fargli una squadra attorno. La mia intenzione era di farla quella con Totti If, lo so che è molto lento, però volevo provarlo. Quindi che dirvi, lasciate un mi piace, un commento, condividete il video se vi è piaciuto, mi raccomando iscrivetevi, il link della mia pagina Facebook in descrizione. Ci vediamo nel prossimo video, bella ragazzi.